parla di riforma del reddito di cittadinanza. Cosa pensi di queste cose? No, che in Italia abbiamo una grande questione salariale, ce l'avevamo già prima di questa inflazione, ma adesso con le conseguenze economiche della guerra è diventata insostenibile, non solo ingiusta, ma fa anche un danno all'economia perché deprime i consumi e rischia di portarci in una recessione che davvero non ci possiamo permettere. Ecco perché noi abbiamo bisogno di aumentare i salari. Abbiamo bisogno in questo momento di combattere le disuguaglianze perché solo così l'Italia può uscire da questa crisi in maniera più forte e più solida. Per la verità non si parla di riformare il reddito di cittadinanza come sarebbe giusto e come noi abbiamo proposto, per migliorarlo, per rafforzarlo anche in una fase in cui la sofferenza sociale è altissima, ma alcune forze politiche, la destra in particolare, propone di abolire il reddito di cittadinanza. Stanno facendo una crociata non contro la povertà ma contro i poveri che va respinta. Noi abbiamo bisogno aiutare chi non ce la fa e poi soprattutto di creare lavoro con le risorse del PNRR per le quali noi ci siamo battuti in Europa e che abbiamo ottenuto. Fosse stato per loro, per gli amici dei Salvini e di Meloni, quelle risorse non sarebbero mai arrivate. Come si ferma la guerra? La guerra si ferma con la via diplomatica e con il sostegno all'Ucraina, che è una nazione invasa che ha subito la sporca guerra di Putin. Tutto quello che noi abbiamo fatto, dagli aiuti umanitari alle sanzioni, agli aiuti anche militari, ha un unico obiettivo, quello di costringere Putin a una tregua prima, a un negoziato dopo, per riprendere un difficile sentiero di pace in cui l'Europa deve essere protagonista, perché questa guerra è alle porte dell'Europa, la minaccia alla sicurezza, alla cooperazione tra i popoli è in Europa e quindi abbiamo bisogno di una grande iniziativa europea. E il governo italiano di Mario Draghi si sta muovendo in questa direzione. Ecco, sarebbe utile che chi fa parte di questa coalizione di governo, come Salvini, sarebbe utile che non intralciasse questo lavoro con iniziative sciagurate come la sua visita a Mosca annunciata e poi, per fortuna, io credo soprattutto sua, non realizzata, che rappresenta un problema non soltanto per la Lega, ma a questo punto per tutta l'Italia, perché mina la credibilità internazionale del nostro paese. Senta, solo una cosa, Enrico Letta ha dichiarato che si sveglia di notte, si ricorda di essere al governo con Salvini, beve due bicchieri d'acqua e poi torna a dormire. Lei cosa ne pensa? A volte non ci dormo la notte per questo, io a volte non riesco a riprendere sonno, però noi ci siamo assunti la responsabilità di rispondere all'appello che è arrivato da Sergio Mattarella per questo governo di unità nazionale. Credo che abbiamo fatto bene a farci carico di questa responsabilità in un momento difficile per il Paese. Questo è il nostro governo, ma non è la nostra maggioranza e non lo sarà più. Le larghe intese sono irripetibili, mai più il governo con la Lega.